Riccardo, insomma, sempre insieme a questi ragazzi. Sì, sempre. D'estate veramente siamo full time per loro. Stamani veramente. Giornata davvero intensa. Sì, anche stamani, ricordiamo che siamo qui al camp di Ciccio Graziani, il camp della fila, però qui tutte le settimane ci sono anche i camp dell'Orno Ponte, certo. Sempre camp di calcio, quindi sono già, questa è la terza settimana che siamo più presenti. È un'opera sociale perché impegnati i ragazzini, qui parliamo di 2000... Dai 2016 fino ai 2007, comunque parliamo di ragazzini molto piccoli, quindi è un'opera sociale per li trattenere in questo momento dove le scuole sono chiuse, però anche tecnica perché hanno modo di insegnarsi tanto. Allora, prima di tutto sicuramente è un modo di farli socializzare sempre di più. Sia dopo tutto quello che è successo, certo. I bambini insieme ad altri bambini all'aperto sono stati poco e comunque anche nel quotidiano, anche precedentemente, si tende a stare sempre più racchiusi all'interno dei nuclei familiari. Se quando si portano fuori si accompagnano con i nonni e con i genitori, e li capisco da genitore che anch'io nel mio vissuto ho fatto questo, quindi è bene che i bambini si confrontino con altri bambini, imparano a stare con loro. Non è facile perché ognuno ha le sue abitudini, i suoi vizi, le sue qualità, quindi ben bene. Più lo facciamo attraverso il gioco del pallone. Loro sono tutti bambini che sono interessati al gioco del pallone, quindi attraverso ciò che gli piace facciamo qualcosa per loro. Questo è molto importante. Assolutamente. Grazie, Riccardo. Buona giornata a tutti.